Benvenuti, questa è la seconda iniziativa che in questo periodo facciamo su Costantino Dardi ed è stata preceduta da una mostra che abbiamo tenuto circa 15 giorni fa in aula Gino Valle, dedicata a una serie di opere soprattutto sul tema dell'allestimento dello spazio temporaneo in relazione con l'arte e quindi in rapporto anche con la Biennale, e sarà seguita da una mostra che terremo i primi di gennaio e durerà fino ai primi di marzo e sarà invece dedicata all'opera di Costantino Dardi. Questa iniziativa che è stata suggerita da Leonardo Ciacci, che ringrazio, riguarda un tema molto importante verso il quale l'Archivio Progetti si sta orientando con una determinazione, che è quella della conservazione non solo dei documenti archivistici ma anche dei manufatti, quindi dei monumenti. Noi già abbiamo un elenco di iniziative sulle quali ci siamo mosse o che abbiamo sostenuto, e sono per esempio il sostegno della gara che è stata fatta per un finanziamento della Getty Foundation per le scuole di Torino, così come abbiamo sostenuto come archivio il restauro della chiesa di Baranzate di Morassutti. E il caso in questione è diverso, nel senso che quelli erano, diciamo, situazioni che si stavano già consolidando. Questa è una situazione tutta da aprire. Credo che la scuola, in accordo con gli enti che sono le istituzioni che sono qui rappresentate, però non solo faccia bene ad aprire questo discorso, ma debba trovare anche il modo di renderlo efficace. Questo edificio può essere affrontato, insomma un fatto, può essere affrontato da molti punti di vista, e da tutti i punti di vista attraverso i quali può essere letto, io credo che abbia delle cose molto importanti da dire. E partirei forse dalla più eclatante, dalla più semplice da raccontare, ed è il fatto che l'imprenditoria di Stato, quindi ENI, si impegna in un'opera di qualità. Noi sappiamo di Enrico Mattei, sappiamo questo partigiano che viene subito dopo la guerra incaricato della liquidazione di Eni e capisce che il futuro di Agi, poi denominata Eni qualche anno dopo, è sicuramente non da mettere in liquidazione. E quindi ingaggia un percorso anche conflitti in modo da poter trasformare quella situazione in una situazione altamente produttiva. Esiste una sentenza piuttosto recente che dichiara che l'incidente aereo con il quale lui perse la vita in realtà è un attentato, è una sentenza, quindi vale come sentenza. Quello che è interessante in questo caso ricordare è che Enrico Mattei si impegna con Edoardo Gellner per una serie di imprese molto importanti che sono il villaggio di Borca di Cadore per gli addetti all'ENI e si impegna ugualmente per la città residenziale di Gela per la società Amice. E questa è una cosa sulla quale possiamo riflettere, perché dopo la morte di Mattei, che è del 62, lo stile, no, di rapporto tra le trasformazioni del paese e l'imprenditorialità che può dare corso a questa trasformazione resta attraverso i concorsi e gli incarichi che vengono dati per trovare un'identità a un'azienda di Stato che ha un obiettivo, quello di rappresentare se stessa sul territorio nazionale, all'interno di un processo di unificazione della nazione che è quello determinato dalle nuove reti autostradali, in particolare dall'autostrada del Sole. È interessante, nel secondo punto sul quale vorrei soffermarmi, ragionare sul contesto europeo in cui questo evento si verifica. Le iniziative di Dardi per ENI Agip sono del 68-73, quindi in un momento estremamente interessante e su quale si possono fare tanti discorsi della politica e della società italiana.
Però quello che è interessante è il dibattito sulle infrastrutture che si sta sviluppando in questi anni. Nel 1962 e 63 Bruno Zevi scrive sull'Espresso due articoli che per me vanno qui richiamati. Uno è un giudizio negativo su quello che si sta sviluppando attraverso i progetti di quelle che si chiamano le opere d'arte, d'arte dell'Autostrada del Sole. Le opere d'arte sono i grandi manufatti, ponti, viadotti, i bocchi delle gallerie, tutto questo mondo. E lui dice che la difformità dell'una opera rispetto all'altra, l'incapacità di definire una unità dell'insieme di tutte queste opere, fa sì che ciascuna di esse collida con l'altra e che quindi ci sia una diseconomia dal punto di vista economico, nel senso che sono incarichi parziali, e nello stesso tempo una mancanza di costruzione di un'identità nazionale. E in un secondo articolo del 63 attacca di nuovo la situazione infrastrutturale italiana. Perché? Perché ritiene che il modo in cui vengono assegnati gli incarichi non coinvolga né gli artisti, né i professionisti, né gli intellettuali italiani. Quindi fa una chiamata di raccolta delle forze che non viene raccolta dall'Italia. Infatti noi possiamo apprezzare le opere d'arte singole, no, che costituiscono i capolavori dell'ingegneria italiana, ma non possiamo certamente ritenere che la somma di queste cose faccia l'unità, che potrebbe essere un problema. Questa risposta, e arrivo ad Arbi, non viene data dall'Italia, ma viene data dal Canton Ticino, che peraltro ha gli architetti che si formano al Politecnico di Milano, essendo obbligati a scegliere o Zurigo, germanofono o italiano, quindi di madrelingua, quindi spesso si laureano al Politecnico di Milano e non al Politecnico di Zurigo, e l'incarico che viene dato dal cantone a un architetto è di costruire l'autostrada Chiasso-Gottardo, quindi quella che oggi si chiama la A2, allora N2, come un fatto unitario, attraverso due scelte semplicissime: l'unità del materiale calcestruzzo e l'unità della forma. E se voi guardate, capitasse di guardare, troverete che tutti gli elementi che costituiscono i ponti, gli adulti, le bocature delle gallerie hanno tutta una volatura non a 90 gradi ma a 45-30 gradi, quindi diciamo dinamica. È interessante perché questo costituisce una sorta di riflessione sul modo in cui le cose possono essere costruite, ed è interessante perché questo avviene prima dell'intervento di Tardi sull'autostrada sulla Eperieni Agiba, ma parallelamente all'intervento di Tardi per Eni Agiba si sviluppa un'altra ricerca in Svizzera, sempre con architetti di formazione italiana. Flora Roncati costruisce, progetta una serie di stazioni di servizio che diciamo sono legate al tema dell'architettura della ragione. Col Drevio le immagina con una grande circonferenza sovrastata da un cubo, e a Chiasso invece una stazione di servizio in forma di trapezio a base triangolare. Quindi forme primarie di grandissima dimensione che avrebbero costruito delle tappe lungo l'autostrada del Canton Ticino. La figura di Dardi è una figura, non sappiamo che tipo di rapporto ci sia tra quello che sto dicendo che quello era il mondo. Certamente Dardi è una figura di estrema rilevanza rispetto a questa scuola ed estrema rilevanza rispetto ai temi che lui stesso pone distaccandosi da questa scuola. È allievo di Samanà e partecipa ai grandi concorsi degli anni 60, quindi al Centro Direzionale di Torino, al Tronchetto e al Piano Regolatore di Longarone, ed è forse l'allievo che più facilmente è vicino a Giuseppe Samanà. Distaccandosi, pur partecipando, distaccandosi dal gruppo architettura, non solo per un talento, un'abitudine, una ricerca fortemente legata alla formazione del linguaggio dell'architettura, alla riflessione sul linguaggio dell'architettura, ma probabilmente anche per non accettando quel binomio piano-progetto, architettura-città che il gruppo architettura stava portando avanti. Infatti se si legge già il primo scritto, il primo numero del quaderno del gruppo architettura, si vede la differenza, si legge il saggio su Stirling, la differenza tra quello che pone il gruppo architettura in Unino
a quel momento anche Canella era presente, e Polesello, la differenza è evidente, cioè il distacco è molto chiaro. Mi sembra interessante, per arrivare a quello che ritengo sia il messaggio di questi cubi, di cui il cubo della Bazzera è il primo e uno dei due costruiti, e l'insegnamento che questo ci dà, l'ascito, per cui vale la pena davvero non di prenderlo in considerazione punto e basta, ma di prenderlo in considerazione per tutta una serie di ragioni che lui sintetizza, è il fatto che Dardi racconti molto bene come arriva al cubo attraverso i progetti che lo precedono. Al di là delle ville friulane che abbiamo presentato recentemente nella mostra sull'organicismo, i progetti 62-68, quindi che precedono, pongono in luce due questioni molto interessanti. Uno è quello che lui decide, con termini molto belli, vi invito a rileggere le parole di Semplice Lineare Complesso, in cui lui dice che la distruzione, la riflessione scompositiva che viene fatta sulla tradizione dell'architettura, di fatto nel prodotto che esce da questo rappresenta le forme di quella stessa vivisezione, quindi si porta dietro ancora le tradizioni linguistiche precedenti, e poi il fatto di cercare dentro al paesaggio una relazione formativa dell'architettura, quindi cercare un dialogo tra le nuove figure dell'architettura e la scala territoriale, in questo staccandosi dal gruppo dell'architettura che è invece molto urbanocentrico e ritornando invece alle riflessioni di Giuseppe Samonà. Se noi guardiamo le opere di questi anni, infatti vediamo composizioni di cubi, per esempio a Como il cubo che domina l'organizzazione di altri cubi, vediamo proprio avvicinarci lentamente al progetto di al ciclo dei progetti di Eni. Di tutti i disegni e di tutti i progetti che Dardi compie tra il 63 e il 68, a me quelli che affascinano di più sono due disegni. Uno è legato al progetto Cava, no? E l'altro è legato a Zenzen. Zenzen è la fontana sacra presso alla quale i pellegrini si abbeverano per poter, nel loro viaggio sacrale alla vista della Kaaba. Uno riguarda il progetto Kaaba, il cubo che copre le aree di servizio, e l'altro invece è un cubo che ospita il nuovo tipo di servizi autostradali, che è il motor hotel, quindi un hotel legato alla mobilità a grande scala. Ed entrambi questi gruppi di disegni sono molto belli, perché lo stesso cubo viene messo per il progetto di Cava lungo strade di tipo diverso, e invece Zenzeme viene posto in paesaggi di tipo diverso, tanto è vero che nelle 4-5 prove che propone, una è niente meno che a Capri e l'altra è niente meno che a Passo Gardena, che tutti conosciamo entrambi. Quindi cercando da una parte una rappresentazione di una relazione grande tra paesaggio e architettura, in quella linea retorica che lui in fondo critica di se stesso ma che avvalora, e dall'altra parte immaginando un progetto di qualità che sia rappresentativo a scala nazionale. A me sembra che tutti questi argomenti creino la distanza preoccupante rispetto a quello che poi successivamente è successo, cioè affidare alla corporate architecture oppure all'advertising tutto il tema della costruzione dell'architettura, in questo caso delle infrastrutture. Quindi io mi auguro che questa giornata, per la quale ringrazio tutti i presenti che intervengono e tutti i presenti che sono così ad ascoltare, e mi vuole vedere che gli studenti sono sempre molto restii a partecipare a fatti che non siano strettamente scolastici, io credo che possa, mi auguro che possa portare a una presa di posizione rispetto a un trend di distruzione dell'opera che incombe sull'opera stessa. Grazie.